Vuoi diventare assaggiatore di vino? Ecco il nuovo corso ONAV. Telefona al 335-23-2178. Iscrizioni entro il 2 ottobre. È stata dichiarata inammissibile l'istanza di scarcerazione presentata dai legali di Massimo Bossetti, l'uomo in carcere da giugno scorso perché ritenuto colpevole dell'omicidio di Yara Gambirasio. Secondo il GIP del Tribunale di Bergamo, infatti, l'istanza non è stata notificata agli avvocati della parte offesa. Un bambino di 8 anni è stato investito questa mattina mentre in compagnia della mamma stava attraversando Viale Romagna a Cinisello Balsamo. Sul posto ambulanza e polizia locale, il piccolo è stato portato al pronto soccorso per le cure del caso. 75.000 euro è la somma messa a disposizione dalla Regione Lombardia per l'organizzazione del Trittico Lombardo. Coppa Bernocchi, Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine sono state presentate ufficialmente a Palazzo Lombardia. Si tratta di tre gare di ciclismo su strada che rappresentano il fiore all'occhiello del ciclismo in Lombardia, hanno ricordato gli organizzatori. Giro di vite sull'abbandono dei rifiuti a Lodi. Da gennaio ad agosto di quest'anno sono state ben 287 le sanzioni comminate dagli ausiliari dell'ambiente in città. Lo ha riscontrato Astem Gestioni, la società che si occupa del settore a Lodi. 15 persone tra i 20 e i 30 anni, per lo più nordafricane, arrestate e 60 segnalate, alcune anche del Basso Lodigiano, alla prefettura. Questo è il bilancio di un'operazione antidroga illustrata questa mattina dal procuratore capo di Piacenza in collaborazione con i carabinieri di Bobbio. Lo spaccio avveniva soprattutto in Piazza Cavalli, le indagini comunque continuano. Di un pescatore di 80 anni, il corpo ritrovato questa mattina nel torrente Chiavenna, infrazione Corte Maggiore di Chiavenna Landi. L'uomo che viveva nella zona era uscito di casa ieri e non era più rientrato. Questa mattina la tragica scoperta.